perfetto. Eccoci qua sulla terrazza di montagna del Grigio, il Grigio Chef, sono io, con me ingredienti semplici, grande effetto, il venticello, la montagna, il nostro lago di Sio, le barchette, Claudio, le barchette, prendi le barchette, benissimo, e cosa meglio che cucinare con un barbecue, quindi oggi spiedini in mare monti, cosa serve? 600-700 grammi di funghi, 600 grammi di coda di gambero che poi abbiamo messo sullo spiedino e poi abbiamo avvolto nella pancetta, 40 g di burro, 2 spicchi di aglio, olio, prezzemolo e sale. Guarda qua, che regalo agli amici di montagna, dei funghi freschi, e anche se siamo comunque all'inizio dell'estate, loro sono capaci di trovarli, ecco qua. Sono pochi, li accompagniamo poi anche un po' con degli champignon, quindi iniziamo subito ad affettare i funghi. Anzi, prima sapete cosa faccio? Accendo le griglie, così scaldiamo il nostro barbecue. L'importante è il gesto. Perfetto, ecco qua che spettacolo questi funghetti qua. Comando, i funghi tagliamoli insomma abbastanza fini perché così meno il tempo di cottura poi risulta più breve, così in senso longitudinale, non so se va bene ma comunque si dice. Ecco qua, finito di affettare i funghi, prepariamo burro, ci mettiamo un filo d'olio, 2 cucchiai abbondanti e l'aglio. Benissimo, pronto. Una volta pronto il nostro soffritto dell'aglio potete decidere di fare quello che volete, insomma, potete tenerlo, potete... Io sono all'aria aperta, via! Via, così. Beh, a questo punto non resta che prendere i nostri funghi e iniziamo a cuocerli. Ecco qua, mi raccomando, mentre cucinate i funghi, girateli insomma, con cautela, nel senso lasciamo la forma, cuciniamo senza romperli. Perfetto. Benissimo, adesso come abbiamo fatto con questi spiedini? Abbiamo preso delle code di gambero, le abbiamo messe sullo spiedino e poi le abbiamo avvolte nella pancetta in questo modo. Io adesso svolgo e avvolgo. Svolgo, avvolgo. L'importante è il gesto, no? Anche qui. Bene, ecco qua, spettacolari. Intanto che i funghi ormai sono quasi, ancora 5 minuti, bene, in 5 minuti possiamo cucinare i nostri spiedini, Quindi io li faccio passare prima sulla piastra e poi un paio di minuti sulla griglia, quindi via. Abbassiamo i nostri bruciatori, un pizzico di sale nei funghi. Visto che siamo a termine a cottura, gli mettiamo il prezzemolo. E teniamo sempre controllati i spiedini. Bene, 2 minuti sulla piastra e poi a me piace portarli sulla griglia che li facciamo. Ecco, sulla griglia teniamo basso, con il nostro dolce vita riusciamo a regolarli, lo teniamo bassissimo, proprio giusto perché i funghi sono un attimo indietro. Ecco qua, siamo pronti. Benissimo, togliamo. Guarda che spettacolo. Vedi? Qui. Come li mettiamo? I vostri ospiti li mettete così. Guarda che belli. 2 funghetti. Un po' di prezzemolo. Dolce vita. E a questo punto, cotto, speriamo.